Cari amici di Mille e Una Avventura, torniamo su questo intrigante Subnautica. Eravamo ormai di notte e con la salute al minimo, il cibo anche quasi al minimo e l'acqua a metà. E abbiamo ancora in mano questo interessante estintore che al momento non ci serve assolutamente a nulla. Notiamo in questo angolo la cassetta del pronto soccorso e dobbiamo recuperare un po' di salute perché abbiamo fatto un incontro ravvicinato con qualche animale di questo pianeta alieno. Dunque, come si fa a eliminare l'estintore? Non lo so, però abbiamo nell'inventario l'estintore e poi c'è il kit di pronto soccorso, che è quello che ci interessa. E dobbiamo, eccolo, abbiamo preso, la salute è arrivata a un 61%. Perciò, meno male che abbiamo trovato e capito che questa cassetta del pronto soccorso poteva esserci utile. Poi c'è questo, diciamo, raccoglitore. Ecco, qui ci sono dei nutrienti e c'è anche dell'acqua, perciò, visto che siamo acqua filtrata, visto che siamo messi malissimo, ecco la barretta di nutriente, siamo saliti come cibo e come acqua anche. Il resto direi di tenercelo perché bisogna capire come reintegrare il nostro inventario. Con queste provviste, se le facciamo fuori tutte subito, non è sicuramente il massimo. Questo Subnautica, c'è anche il portellone per uscire dalla parte di sotto. Passano animali di ogni genere. È arrivato il giorno, la durata notte e giorno è abbastanza corta in questo gioco. Quasi quasi potremmo rientrare per cercare di capire quello che ci serve. Ci serve, dobbiamo costruire un sacco di materiale che non abbiamo e per farlo dobbiamo recuperare tanto materiale qui intorno. Ecco, è giorno infatti, giorno pieno. Vediamo un po' quello che ci potrebbe servire. Servono dei rottami. Serve del titanio, serve un po' di tutto e servono anche questi funghi acidi che avevamo visto e non avevamo avuto il coraggio di prendere. Questi funghi acidi servono per creare delle batterie, le batterie saranno utili per far funzionare tanti dispositivi che dovremo costruire e imparare a usare. È un gioco che richiede un po' di tempo per essere all'inizio, diciamo, per poterlo appunto apprezzare totalmente. All'inizio bisogna perdere un po' di tempo per riuscire a capire come funziona e a costruire quello che ci serve, perché per ora quello che riusciamo a fare è solamente correre in superficie per respirare, visto che abbiamo questa scorta di ossigeno abbastanza limitata. Ora cerchiamo di recuperare tutti questi funghi acidi che serviranno, però non sono sufficienti, ci sono sempre questi animali inquietanti che circolano. Ecco, tutto questo viene segnalato, ma non possiamo prenderlo. Perciò i funghi acidi li abbiamo recuperati. E bisogna trovare altre cose che però non ci vengono subito date. Sempre questo animale inquietante, sembra una specie di balena con appendice piuttosto scomoda, altri animali interessanti. Vediamo cosa c'è qui intorno che potrebbe essere utile. Andiamo, ecco, qui c'è questa scatoletta, ma non la possiamo né prendere né farci nulla. Probabilmente quando avremo a disposizione lo scanner, ecco che bisogna di nuovo andare a respirare. Quando avremo a disposizione lo scanner,
tutti questi rottami potremo scannerizzarli per poi riprodurli nel costruttore. Passiamo da sotto questa volta. Eccoci qua. Sarà meglio, visto che ecco il fabbricatore di kit medici ha generato un altro kit e ora ce lo prendiamo, perché siamo di nuovo, non siamo al 100%, ora siamo al 101%, stiamo benissimo, abbiamo tutte, prendiamoci ancora un po' d'acqua, la barretta nutriente ci dà un 75, forse è meglio conservarla ancora. E andiamocene a spasso per i fondali, vediamo ancora prima di chiudere il video, qualcosina l'abbiamo scoperto anche questa volta, è la nostra seconda sessione di gioco. Visto che qui il fondale è molto molto profondo, andiamo a fare scorta di ossigeno e poi diamo un'occhiata per vedere se c'è qualche materiale interessante, qualche rottame. Ci sono due di questi strani animali con questa ingombrante coda gialla. Materiali qui non ne vedo. Ah, ci viene contro. Non sembra pericoloso. Sono in due. Rilasciano queste sostanze giallognole. Chissà cosa sono. Sarà meglio andarsene prima che di nuovo, anzi corriamo subito in superficie che siamo a zero ossigeno e tiriamo una boccata d'aria. A quanto pare su questo pianeta c'è l'ossigeno in superficie e l'acqua, quindi è un pianeta che somiglia alla Terra. Bene, ce ne torniamo alla nostra capsula di sopravvivenza. Non siamo riusciti a combinare nulla. Speriamo in una prossima sessione di gioco di riuscire a trovare qualche materiale in più oltre a questi funghi acidi per poter costruire finalmente qualcosa e fare qualcosa di interessante, perché se andiamo avanti così diventa di una noia mortale continuare a risalire in superficie per respirare. Vediamo questi rottami qui sotto. Ci sono dei funghi acidi sulla destra, ci sono questi rottami, ma non riusciamo a prenderli. C'è questo scatolotto qui, ma non mi pare di riuscire a interagire. Ci sono altri rottami. Cos'è questo? La trappola gravitazionale, un frammento, di certo sarà utile, ma ci vuole per forza il loro scanner, altrimenti non andiamo da nessuna parte. L'ossigeno. 32 metri, cerchiamo di risalire di corsa, siamo arrivati di nuovo a zero e sta scendendo la notte. Direi che lavorare al buio è praticamente impossibile. Ce ne torniamo sulla capsula e la chiudiamo qui. E niente, la nostra seconda giornata su questo pianeta dove siamo precipitati con la nostra astronave, direi che può finire qua. Diamoci ancora un'occhiata intorno per capire se possiamo fare qualcosa di interessante. E qui abbiamo tutti i nostri funghi acidi, ma per il momento non sappiamo ancora che farcene, e allora li stocchiamo, li mettiamo nel contenitore, e ci vuole, oltre al fungo acido, ci vogliono altre cose per costruire le batterie, per costruire tutti questi materiali. È scesa la notte, o meglio, era scesa la notte e sta sorgendo l'alba. Dobbiamo assolutamente recuperare del cloro per produrre dell'acqua. Questo sarà l'obiettivo della nostra prossima missione. Ecco l'alba che sorge, una notte abbastanza breve, soprattutto se si fanno dei tagli nel video. E ci rituffiamo per vedere se ora è tutto visibile. Direi di sì. E ce ne torniamo su e salviamo per poter poi ripartire da qui con la prossima sessione di gioco.
Grazie a tutti per l'attenzione e direi che stiamo cominciando a capirci qualcosina. I nostri progressi sono abbastanza lenti, ma speriamo di riuscire a fare davvero qualcosa di più interessante nei prossimi video. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti!